Bentornati amici a una nuova puntata di A Casa di Dante. Oggi in esterna, perché lo vedete, oggi siamo venuti a vedere la raccolta dell'aglione e siamo venuti a vederla all'azienda agricola valdichiana Rampi. E oggi siamo insieme ad Elisa Rampi, che abbiamo già conosciuto in un'altra puntata, la puntata dove ovviamente si cucinava con l'aglione, e poi siamo con un altro volto conosciuto della nostra trasmissione, Barbara Lapini, che ovviamente nutrizionista, che ovviamente ci darà alcune informazioni sui valori nutrizionali di questo prodotto tipico toscano. Ovviamente stiamo parlando dell'aglione. Elisa, innanzitutto grazie che stamani ci sta facendo appunto da cicerone, e adesso andiamo proprio alla tua azienda, insomma, o meglio a vedere quella che altro non è la raccolta dell'aglione. Ci sarà anche il tuo babbo. Sì, esatto, in azienda siamo io e mio padre, mia madre ogni tanto, e poi ci sono i nostri operai che adesso vedrete al lavoro. Questo è proprio il periodo della raccolta, vero? Sì, esatto, noi piantiamo l'aglione a fine settembre, primi di ottobre, e poi in questo periodo viene raccolto, poi viene lavorato e messo a seccare al sole. Ci farete proprio vedere l'aglione quando viene tirato fuori dalla terra? Sì, esatto, una terra un po' secca quest'anno perché l'aglione, diciamo che ha avuto una bella mancanza di acqua, però insomma sì. Vedrete tutta l'operazione della raccolta, come viene fatta in Valdichiana, appunto, l'aglione della Valdichiana. Perfetto, allora andiamo subito. Benissimo. Ecco che siamo proprio con il boss, siamo con Pietro Rampi, che ci dà qualche informazione sugli aglione, perché qui in Valdichiana, perché è un prodotto tipico della Valdichiana l'aglione, ovviamente sappiamo tutti perfettamente cosa è, però magari da altre zone potrebbero non conoscere questo prodotto meraviglioso. Pietro. Precisiamo subito una cosa, questo prodotto che ho in mano non si può e non si deve chiamare aglione, ma si deve chiamare solo ed esclusivamente aglione della Valdichiana, perché il fatto che venga coltivato in Valdichiana caratterizza le sue qualità, soprattutto le qualità principali, che sono le qualità organolettiche che ti danno la differenza fra l'aglio normale e l'aglione della Valdichiana. Qual è questa differenza? Allora, ci sono due tipi di differenze. Una è di tipo strettamente biologico, cioè l'aglione della Valdichiana è un esaploide, quindi catene del DNA particolari, che non ha niente a che vedere con l'aglio normale, che è un biploide. Addirittura alcuni trattati che stiamo studiando anche come associazione attraverso le università lo considerano un aglio che non è un aglio. In realtà è vero, non è un aglio, è una cosa diversa. Infatti anche la sua derivazione arriva dal porro selvatico, il porraccio, che era a suo tempo un tetraploide. E questo qui poi, per una modifica genetica naturale, perché le modifiche genetiche arrivano non solo a livello indotto, ma arrivano anche a livello naturale, è diventato un esaploide e ha dato una caratteristica particolare a questo aglio. E questo aglio non si riproduce con il proprio seme, ma si riproduce solo ed esclusivamente con il bulbo della pianta. Non ha altri modi. Fra l'altro, questo è una... prodotto eccezionale, perché essendo un prodotto autoctono, noi adesso qui l'abbiamo piantato, lo tiriamo fuori dal campo, lo lavoriamo, eccetera. Ma pensate se questo bulbo fosse stato in quel greppo, non l'avrebbe visto nessuno. Nasce, cresce, muore, infradicia durante l'inverno il bulbo. Quindi la pianta si perde? No, perché la pianta ha una caratteristica eccezionale, ha lateralmente questo. Specie di escrescenza che si chiama bulbillino. Questo qui non nasce quando il bulbo emette di nuovo la radice, perché poi anche non nasce l'anno dopo, e per la conservazione della specie dopo 2 anni nello stesso posto ci torna di nuovo quel bulbo che noi non abbiamo raccolto. Interessantissimo, quindi ecco, diciamo che ha una storia, una natura e anche un'evoluzione differente ovviamente dall'aglio. E il sapore? Il sapore è nella sua struttura molecolare, cioè l'aglione della Valdichiana ha un livello di allina estremamente basso, qualcuno dice addirittura inesistente. Ora inesistente mi sembra pure forse troppo,
e l'allina, siccome quando si mastica si trasforma in allicina, l'allicina è un solfuro, manda quel cattivo odore. Quindi la prima caratteristica fondamentale dell'aglione della Valdichiana, ripeto, della Valdichiana, è di avere un'allina talmente bassa, quasi inesistente, che non crea poi cattivi odori. Si sente il retrogusto dell'aglio, ma non si sente il cattivo odore. Parliamoci chiaro. Per chi piace l'aglio è un prodotto ottimo, per chi vuole l'aglio come un qualcosa tipo bomba atomica e si prenda l'aglio normale e si faccia l'agliata, perché questo qui non è adatto, questo è morbido, è dolciastro, è delicato, cioè è un prodotto delicato, non è un prodotto da fare l'agliata dove si sente solo l'aglio. E di conseguenza piace, alla fine nelle varie o interviste o conferenze, quando dicono ma perché l'aglione, e io parlo subito, vi rispondo subito: è buono, esatto. Non c'è altro, non c'è da dire altro, è buono. E si presta anche alla preparazione di diversi piatti, oggi forse ne vedremo uno molto famoso. Ne si presta alla preparazione di tanti piatti, si presta alla preparazione e al condimento di cose che fino a ieri neanche ci pensavamo. Ora, oggi vedrete sicuramente il famoso pici all'aglione, va bene, d'accordo. Provate a mettere un po' di aglione o un po' di bulbillini come questo sbucciati in un'insalata verde. Semplicemente in un'insalata verde. Sentirete dei gusti particolari. Oppure su tutte le altre pietanze che fino a ieri non pensavamo nemmeno di poter usare questo prodotto. Addirittura i porchettai di una nota zona qui della Valdichiana l'hanno provato facendo la porchetta con l'aglione della Valdichiana e si sentiva il gusto leggermente diverso. Però anche lì si ritorna al solito discorso: chi vuole l'aglio forte non deve comprare l'aglione della Valdichiana. Un sapore assolutamente più delicato e quindi che meno di impatto. Ma oggi siamo proprio venuti a vedere quando viene estratto, perché il periodo è quello. Prima Elisa ci diceva che quest'anno purtroppo c'è stata, ovviamente ha piovuto di meno e quindi gli aglioni sono leggermente più piccoli. Allora, quest'anno l'aglione ha avuto un'annata veramente difficile, perché prima l'abbiamo piantato troppo tardi. Piantato o seminato è sempre un problema, perché si piantano le piante e qui non si pianta la pianta, si seminano i semi e questo non è un seme. Quindi dire piantato, diciamo messo a dimora i bulbilli riproduttivi, troppo tardi perché era terreno bagnato. Poi ha piovuto tutto l'inverno. Poi è venuto un periodo di siccità proprio quando doveva crescere. Nel frattempo, subito dopo, ha cominciato a venire le notti a 4 gradi. La notte a 4 gradi sembra, a noi non ci fa freddo perché tanto usciamo la mattina, però per una pianta come questa i 4-5 gradi per un mese l'hanno quasi bloccato. E quindi oggi andiamo poi a tirarlo fuori che non è cresciuto come doveva crescere. Inoltre è un mese che non piove, e di conseguenza la terra è durissima, abbiamo dovuto fare degli interventi diciamo a latere, perché altrimenti neanche l'attrezzo per cavare l'aglio funzionava, e quindi di conseguenza stiamo prendendo un prodotto che sempre aglione della Valdichiana è sempre bello, ma non ha quelle dimensioni così ottimali come poteva avere gli altri. Lo vediamo, sì. No, è bello. Ecco, io direi di andare subito a vedere con la raccolta, perché è una cosa interessantissima e tu ce la ce la spiegherai. Per estrarre l'aglione dal terreno ci sono vari metodi, qualcuno usa semplicemente una zappa, qualcuno una vanga, però considerato che sono quantità che cominciano a essere considerevoli, noi usiamo una macchina leggermente modificata dalla macchina originale. È semplicemente un cavapatate che riesce a entrare sotto la fila dell'aglione e separa praticamente l'aglione dalla terra. A quel punto l'aglione è più facile tirarlo fuori e metterlo nei mucchi, come si possono vedere dalle immagini, in cui gli operai, al momento che l'aglione viene estratto dal terreno, lo prendono e lo tolgono lateralmente. Purtroppo questa è un'operazione
diciamo, un po' anomala, perché la macchina dovrebbe funzionare per conto proprio. Però essendoci delle zolle così pesanti, così brutte, anche appuntite, al momento che cadono sopra un bulbo di aglione potrebbero schiacciarlo, potrebbero scalfirlo. Allora preferiamo prenderlo prima che cada sotto delle zolle e metterlo lateralmente. È un lavoro in più, però purtroppo quando il terreno non si presta agli andamenti normali dobbiamo inventarsi anche dei sistemi diciamo alternativi. Dall'estrazione dell'aglione, come potete vedere, si nota una polvere grigiastra. Questa non è altro che cenere di legno che noi abbiamo messo, cenere della stufa di casa, del caminetto, che abbiamo messo intorno alle piante nel mese di marzo. E da qui si nota immediatamente che questa cenere, anziché essere stata assorbita dalla pianta e diluita nel terreno, per mancanza di acqua, è rimasta dov'era e non ha fatto l'effetto che poteva fare, perché la cenere di legno è fosforo organico di pronta assimilazione che come moltiplicatore di cellule è eccezionale. In realtà in questo caso ha fatto il suo dovere, ma al 50%. Subito dopo fatto questa operazione, come si può vedere, viene immediatamente caricato in un carrello. In carrello ci sono i bins, sono dei contenitori in plastica completamente areati, infatti sono aperti sia in cima che in fondo, che anche sotto del bins è traforato, per avere la circolazione dell'aria. Questo prodotto verrà portato immediatamente dentro il piazzale, nel piazzale viene scaricato e lasciato al sole per alcuni giorni e da qui poi dopo inizierà la lavorazione dentro il capannone. Ed ecco che siamo qua con Barbara, perché Barbara a me piace particolarmente, lo posso dire, perché non è la solita nutrizionista che ci mette tutti a dieta, che non ci fa mangiare nulla, ma invece ci fa scoprire il cibo, perché non bisogna avere paura del cibo, bisogna solo conoscerlo, vero Barbara? E oggi ci farai conoscere un pochino di più questo aglione, a parte che abbiamo avuto Pietro che ce l'ha spiegato in una maniera tecnica, dettagliatissima. Cosa possiamo dire dell'aglione della Valdichiana, perché ci ha proprio detto, ci ha proprio fatto questa differenza che l'aglione è valdichiana, che ha delle proprietà nutraceutiche quindi importantissime ed è quasi un medicamento, si può dire, oltre che un gaudimento per la tavola. Quindi è ricchissimo di tantissime proprietà, una delle quali appunto è quella di coadiuvare nelle malattie cardiovascolari per la protezione. Ad esempio l'aglio è notorio l'aglione per abbassare la pressione, regolare comunque la glicemia nel sangue, ma poi soprattutto è un alimento che tende comunque a dare molto sapore. Grazie a questo, oltre che abbassare la pressione, può rendere più saporiti i piatti che evitano appunto di essere aggiunti di sale, proprio perché è ricchissimo di quel sapore delicato che può essere tollerato anche dalle persone che hanno più problemi di digestione, quindi anche le persone che hanno una gastrite o comunque una dispepsia, quindi una difficoltà nel digerire, possono mangiare l'aglione della Valdichiana perché è digeribile. Poi anche tutti coloro che vogliono fare una cena, un pranzo afrodisiaco con la compagna, perché la girella io tendenzialmente tende a dare un sapore un po' troppo forte, no? Anche ai dialoghi tra amanti. Invece l'aglione è proprio preciso, perché viene anche detto che è adatto per i baci, perché non si sente, grazie all'assenza appunto dell'allicina, il sapore di aglio quando si mangia. Quindi non si rifiuta mai un piatto di pici all'aglione perché non ha... Neanche nelle scene afrodisiache a due. L'aglio del bacio è vero, Kissingarling, ma da chi è venuta fuori questa dicitura? È venuta fuori dalle compagnie teatrali del Settecento, che dal momento che nel Settecento la penicillina non c'era, insomma, dovevano curarsi con l'aglio comunque. E nelle compagnie teatrali c'era il discorso che gli attori si baciavano e c'era un problema grosso. Allora proprio attraverso l'aglione della Valdichiana hanno scoperto che potevano tranquillamente continuare a recitare nonostante che ingerissero tutti quanti per motivi di salute, perché era un antibiotico naturale. E da qui poi anche le compagnie teatrali, anche inglesi, e venne fuori la dicitura Kissingarling, cioè aglio del bacio. A me piace quando
il produttore, quando chi ha un'azienda come questa ama così tanto, questo lo posso dire, ama così tanto il suo prodotto che lo studia non solo nelle sue proprietà ma anche nella sua storia. Questo lo trovo veramente fantastico. Tra l'altro, amici, eccoci qua, l'azienda, tutti questi ettari che sono proprio qua su, vedete, sullo sfondo fogliano. Quanti ettari sono l'azienda agricola Val di Chiana Rampi? L'ho detta male? Azienda agricola Val di Chiana Rampi sono 125 ettari, poi ogni anno si aggiungono una certa quantità di ettari perché noi pratichiamo la tecnica della doppia cultura, tempo permettendo e possibilità permettendo. Quest'anno diciamo da 125 siamo passati a 135, gli altri anni da 125 siamo passati anche a 160, dipende da come va. Però ecco, il terreno è tutto terreno pianeggiante, non c'è terreno collinare, sono tre corpi sostanzialmente adiacenti e sono nel cuore della Val di Chiana perché sono contornati dai canali della bonifica, quindi qui abbiamo l'Esse, dall'altra parte abbiamo il Foenna, dall'altra parte ancora abbiamo chiaramente il canal maestro della Chiana, e questi terreni qui sono tutti terreni alluvionali riportati alla luce e divisi in campi dal Fosso Mroni. La zona è particolarmente fertile perché la tessitura del terreno è sabbia, argilla e chiaramente limo. Quel limo che crea questi problemi, perché guarda quanto è dura quel terreno, però crea anche la fertilità del terreno. Azienda agricola Rampi, non solo Aglione? No, assolutamente no. Noi lavoriamo sostanzialmente, pratichiamo come tutte le aziende della Val di Chiana, quelle diciamo di un certo livello, la rotazione dei terreni. Quindi abbiamo una cinquantina di ettari di terreno irriguo, pur mettendoli in rotazione, quindi non sono sempre gli stessi terreni, dove facciamo del mais, facciamo anguria, facciamo di quattro varietà, facciamo zuccheri di sette varietà, facciamo aglione e poi facciamo pomodoro da industria, che è l'altro nostro cavallo di battaglia, perché il pomodoro da industria ha subito negli anni delle grosse frenate, non ultima una di qualche giorno fa. Chiaramente una volta che noi abbiamo cominciato a fare l'aglione abbiamo detto: ma scusate, facciamo i pisci all'aglione, e pisci all'aglione c'è pure il pomodoro. Noi facciamo 10.000 quintali, 20.000 quintali l'anno di pomodoro e poi ci dura una settimana e poi sparisce. E poi dobbiamo andare a comprare i barattoli. Bene, allora i barattoli me li sono fatti da soli. Cioè ho chiesto alla mia industria: allora mandami indietro un paio di autotreni del mio pomodoro con la mia etichetta, e io la mia etichetta la metto solo e esclusivamente sul mio pomodoro, dove ci sia scritto che questo pomodoro è coltivato da noi in Val di Chiana. E questo sta riscuotendo anche una certa soddisfazione da parte dei consumatori. E oltre a questo poi ci sono altre due culture da rotazione, che sono il triticale e il sorgo, perché chiaramente è fondamentale che su ogni campo non si debba fare la monocultura. La monocultura la si fa nelle piante arboree, ma non certamente sulle erbacee o come siamo noi. Comunque a noi già ci è venuto appetito, oggi ci cucinerete qualcosa. Abbiamo parlato di aglione, abbiamo parlato di pomodoro, non so. Sì, oggi sicuramente cucineremo qualcosa, e visto che il cavallo di battaglia un po' di tutta la Toscana sono diventati appunto i pici all'aglione, perché li conoscono più o meno tutti, a questo punto faremo i pici fatti a mano con l'aglione della Val di Chiana e il pomodoro della Val di Chiana, ovviamente. Aggiungiamo che oggi non li farai con l'aglione della Val di Chiana, ma con l'aglione fresco della Val di Chiana, che ha un sapore particolarmente delicato. Molto maggiore dell'aglione secco. Ma, assolutamente. E da un paio di settimane è di nuovo disponibile anche il sugo all'aglione già pronto, perché l'abbiamo tolto apposta velocemente perché c'era tanta richiesta, e quindi facciamo anche tutta una linea di sughi pronti, e la maggior parte sono appunto a base di aglione, o comunque sono tutti con i nostri prodotti e prodotti della zona. Ottimo, allora, però prima sentiamo assolutamente Barbara se ce lo possiamo concedere, soprattutto dopo tutto questo lockdown, la gente è stata più ferma, dovrebbe perdere qualche chilo, un bel piatto di pisci all'aglione, possiamo fare questo strappo alla regola?
Ma che strappo alla regola? Assolutamente sì, se lo devono permettere, perché sicuramente anche se sono aumentati di peso, però un buon piatto di pasta con i prodotti del territorio, con l'aglione, con il pomodoro, è sicuramente qualcosa che non solo fa dimagrire, ma fa proprio bene all'anima. È il bello della diretta. Sì, vai tranquillamente, vai tranquillamente. Pronto Dante, ciao. Sì, stiamo raccogliendo l'aglione, anzi veramente abbiamo già finito, quindi se tu sei d'accordo prendo l'aglione, mi fermo a prendere il pomodoro e vengo là con te, facciamo i pici insieme, prepariamo i pici all'aglione della Val di Chiana. Perfetto, parto subito, ciao. Eccoci. E allora il buon Dante ha sentito l'odore dell'aglione. Andiamo tutti a cucinare questo bellissimo piatto. Andiamo. Vai. È arrivato Dante. Vieni. Permesso? Dante, accomodati. Permesso. Elisa, ciao. Abbiamo cambiato location, ambiente. Abbiamo cambiato ambiente. Ma guarda che bella casa. Vieni, ciao. Vieni. Allora? Che dici, com'è questo profumo? Senti, io com'è lo sento da un fondo alle scale. Siamo al terzo piano, qui fra un po' busserà qualcun altro, te lo dico io. Perché, cari amici, lì c'è l'aglione fresco appena cavato. Che si sta cuocendo. Che si sta cuocendo. Qui sotto che c'hai? Ah, vedi? Giusto per fare due pici con l'aglione fresco. Eccolo qui. Guardate che meraviglia. Quest'anno com'è il raccolto, Elisa? Quest'anno il raccolto è a posto, tranne il fatto che magari è un po' più piccolo di questi altri anni. È stato un problema un po' comune. Sono tutti un po' agitati gli agricoltori, perché rispetto agli 800 grammi quest'anno saremo molto sotto. 500-600 grammi. Ma anche sotto. Anche sotto, sì. Si vede. Quando è asciutto questo... Così ci siamo intorno ai 200 grammi. A 200 grammi, tipo un capo d'aglio rosso. Sì, no, un po' di più. Un pochino di più, però più o meno siamo... E le specie, chiaramente, specie che si chiamano bulbilli, quelli sono sempre uguali, sono sempre grossi uguali. Sì. Però magari ce ne saranno meno dentro. Belli, sì. Guardate, amici, che meraviglia. Comunque, la dimensione non pregiudica il sapore e la qualità, soprattutto. No. Perché l'aglione della Val di Chiana ha un profumo stupendo. Mi dispiace che non lo potete sentire, ma... Va sicuro che è meraviglioso. Poi qui abbiamo una chef agricola che meglio di me lo sa cucinare. Lo coltivano davvero bene. E adesso andiamo avanti con i pici. Quant'è che riposa sta pasta? Questa deve riposare 20 minuti, quindi adesso ci mettiamo a fare i pici. Ci si mette insieme a fare i pici? Certo, anche te. Allora mi vado a lavare le mani? Sì. Ok? Vai. E, amici, un attimo che io mi vado a lavare le mani, intanto e io una giro gelatina il sugo. Al sugo che vedo che si sta restringendo bene. Ecco fatto. Questo lo usiamo fresco sul sugo? No, basta. Ce ne abbiamo abbastanza qui. Quello te l'avevo lasciato per far vedere come dovrebbe essere l'aglione, perché l'aglione va tagliato a coltello. Senza dubbio. Che fa tutta la schiuma. È anche abbastanza dolce come sapore. Anche da crudo così. Perché è fresco. È fresco, sì. Ma dunque, dicono alcuni grandi chef, io non sono un grande chef, io sono un contadino, che piace mangiare. Noi siamo contadini a cui piace mangiare. Piace mangiare. Si rielabora, non rielabora, si ripropone i piatti di una volta, che si è visto fare dalle nonne, dalle mamme, dalle bisnonne. Ma te, quando tagli la speccia, no? Sì. La parte interna, quella che sembra un po' acacia, la togli? Vedete? Sull'aglione non si toglie. Sull'aglione non si toglie. E addirittura sull'aglione si può usare anche questo. Sì, allora adesso che è fresco, tutta questa parte qui verde si può fare a listelline piccole e si può usare.
questo qui è tutto buono. Tutto buono, esatto. Poi dopo, come si mette al sole, diventa secco e quindi... E non è più buono. Mi ricordo... Ma adesso, tra le altre cose, io per fare questo non l'ho sbucciato. Di solito, come si secca, c'è la buccia. La buccia va tolta. Invece adesso ho usato anche buono, la buccia, è tutto, tutto buono. Tutto buono, esatto. Quello che abbiamo tolto una decina di giorni fa per la comunione di Lorenzo, infatti è stato usato tutto. Sì. Sia lo stelo che tutte le parti. Si toglie questa parte delle radici, che è quella che è più dura, va bene, e dopo uno qui può consumare tutto. Sì, esatto. Poi ovviamente con l'essiccazione si forma la tunica dorata fuori dagli spicchi, esatto. E quindi quella dopo a quel punto va tolta. Va tolta, non la tunica dorata va tolta, sì. Ma con l'aglione, con l'aglio, ma comunque ora si parla d'aglione, questo qui quando è cotto tutto intero con la tunica dorata, come dice Elisa, basta togliere questa parte qui. Perché poi basta metterlo in bocca, tirare via la buccia, è come mangiare una caramella, la solita cosa. Una caramella. Si tiene di qua, si prende la buccia, si mette in bocca, si tira via. Visto delle volte c'è le caramelle, che la carta ce la mettiamo in bocca e tiriamo via la carta e la caramella ci rimane in bocca. Con l'aglione è la solita identica cosa. E ha un sapore fantastico. Io intanto spengo il sugo perché è pronto. Sì. Vai, ci si mette a tirare... Una piattata di pici. Sì, giusto per non li far troppo sugosi, se no si toglie un po' di sugo. No, non è mica detto ci si debba mettere tutto, ci si mette quello che ci serve, si condiscono anche nel piatto. No, ma si saltano in padella. Se saltano in padella è il massimo. Sì. Se no non vengono sugati per bene. Benissimo. Il dottor Rampi dov'è? È in campagna. Accoglie l'aglione, ora dopo ci farò anch'io. È caldo ora, fa presto asciugare, non è come l'inverno. Stendiamo. A me con queste mani fresche mi stende male. Lo schiaccio. Ancora non è tanto pronto più che altro. No. Quante ettari ne avete fatto dagli anni? Uno. Un ettaro d'aglione, ci vuole un bel po' di manodopera per tirarlo via ora in questi giorni, eh? No, siamo solo noi. Te pensa che in azienda da noi quest'anno siamo anche noi solo noi, perché... Ma voi per un altro motivo. Per il ghiaccio. Ma comunque la primavera che ha tardato, l'aprile che ha fatto tutte quelle nottate meno zero, sicuramente ha influito anche sulla crescita dell'aglione. Sì, molto. L'ha fatto ritardare, l'ha bloccato, ora con questo caldo tende a maturare, a stringere il fuoco. In più gli è mancata l'acqua. E gli è mancata l'acqua. Perché nel momento in cui doveva crescere è mancata l'acqua. Poi è arrivato il freddo enorme, anche se c'era l'acqua, e quindi l'ha bloccato ancora di più. E poi una volta che sono arrivate le temperature miti sono diventate bollenti. E quindi non ha avuto modo di crescere in maniera stabile. Ma l'hai notato? Il giorno un caldo, un'afa che se muore, la notte ci vuole quasi la copertina, che qui, è il freddo. Qui da noi non è così, non è mai stato così. Io lì in Valdichiana, poi ora vengo giù da Napoli, sono stato due notti giù a Napoli. Ma te pensa che abbiamo i fan anche a Napoli, Hanno voluto la pallina da casa di Dante. La guardano su Facebook, mettono il cavetto al televisore e ci seguono tutti i giovedì, patiti. Grandi! Ma questa sera conosceranno anche l'aglione. Avevano già visto i fiori, ma ora conoscono l'aglione. Ma buoni quei fiori? Sono quelli lì. Qui sono andati avanti, guardate qua, è anche bello da vedere come fiore ornamentale. Sì, perché poi non manda nessun odore in realtà. Allora, noi per il nostro piatto penso vada bene questa quantità di pici qui, non ci abbiamo nessun ospite oggi, no. Abbiamo solo i nostri amici telespettatori. Esatto, e poi il resto della pasta lo uso io stasera per cena. Stasera per cena, brava, brava.
quindi lo metti nella carta velina. Sì, e poi in frigo. E poi in frigo, perfetto, che allora sarà anche più riposato e verrà anche meglio il discorso dei pesci. Vai. Mi do una sciacquata, un'altra sciacquata le mani. E io sto aspettando che bolla l'acqua e poi li metto giù. L'aglione si fa in Val di Chiana e l'aglione migliore in Italia è quello della Val di Chiana, anche perché... È l'unico. In realtà. In realtà è l'unico, brava Elisa. L'azienda Rampi dell'Elisa ne produce un ettaro e per farne un ettaro d'aglio, per chi conosce un pochino anche solo l'orto di casa, ce ne vuole. Poi questo magari va trattato e curato in un modo più particolare, bisogna stargli più dietro perché insomma è un bel valore aggiunto per un'azienda agricola. È molto delicato tra le altre cose. E è molto delicato, non torna in su. Se avete la fidanzata o il fidanzato lo potete mangiare perché non dà cattivo odore all'alito, va bene? E poi lo sai che mi hanno fatto fare? Mi hanno fatto fare le anatre, mi hanno toccato portare giù il finocchio in diretta. In porchetta? Le anatre in porchetta. Allora bisognerà fare le anatre in porchetta insaporita all'aglione. Perfetto, allora una delle prossime puntate, anatra in porchetta insaporita con l'aglione. E avete visto amici giù di Napoli io come faccio? Taglio a fette, la metto sul sale, pepe, il finocchio e poi viene inserita addirittura su tutto il petto dell'animale senza, mi raccomando, sciupare la pelle, perché la pelle ci fa chiude e mantiene la polpa e il petto morbido. Poi starete a vedere, con l'aglione ce ne viene un bel po' di fettine, una speccia d'aglio è 3 volte inferiore a questo, a questa, anche quindi di più. Anche di più. E andiamo avanti, ma seguiteci tutti i giovedì alle 20:30, mi raccomando. Allora Elisa, a che punto è l'acqua? L'acqua bolle, quindi bolle, vai. Prendiamo i nostri pesci. Tempo di cottura dei pesci. Il tempo di cottura dei pesci fatti a mano sono circa 10 minuti. Circa 10 minuti, perfetto. Come gli gnocchi si aspetta che vengano su? No. Questi vengono su, sono pesi, si sente. Sono pesanti. Poi noi li abbiamo fatti velocemente, quindi sono venuti anche un po' più grossi di quello che dovevano. Però vanno bene lo stesso, tanto sono buoni. Il piscio ci vuole più grosso, perché sennò si fa spaghetti. E poi questa è la ricetta originale. La ricetta originale. Esatto. Ovvero la ricetta quella che non prevede uovo, perché in certe zone della Toscana fanno il piscio, però lo fanno, ci aggiungono una parte di uovo per essere sicuri che non si sfaccia non in pentola. Si sfaccia. Però il nostro piscio, quello di A Casa di Dante, è il piscio quello originale della Val di Chiana. Quindi acqua tiepida, bravo. Una farina piuttosto robusta, quindi sì. una zero, insomma, una non, zero, sì. non una doppio zero, e olio d'oliva. Esatto, un goccio d'olio d'oliva e basta. E poi olio di gomito. E olio di gomito, come se fatto gli gnocchi in una trasmissione. Solo così, acqua calda, stop. Ogni ramaiolino d'acqua serve per una porzione. Una porzione, quindi noi qui oggi te per fare questo impasto, che quando l'hai sistemati tutti è un impasto, sì, per 4 persone. Sì, no, questo qui diciamo che è un impasto per 4 persone se 2 sono bambini, insomma. È una famiglia come la tua. Una famiglia moglie, come la marito mia. E 2 bambini, perfetto. Quanta farina hai usato? Questa qui sarà con l'acqua un 500 grammi. Sì, esatto, ho usato, saranno stati 700 grammi di farina. Esatto. Però un po' l'ho usata poi per rilavorare l'impasto. Per rilavorare l'impasto, un po' cai lì, esatto, sì, più o meno così. Un po' la mettiamo sopra i pesci in modo tale che non si attacchino nel momento in cui la mettiamo in pentola. Esatto. Ma la domenica... La domenica voi amici che ci guardate, la mattina, ma poi è semplicissimo, un ramaiolo d'acqua calda, una porzione.
siete in 4, 4 ramaioli d'acqua calda, esageriamo 5 se uno ha un pochino più di fame. Si mette qui la mattina invece di stare a spippolare al cellulare o guardare il telefono o quant'altro, e far divertire anche magari se c'è qualche bambino in casa. Si divertono tanto, io so due bimbi e i bambini si divertono tanto a fare i pisci. Uno è Lorenzo, giusto? Uno è Lorenzo e l'altro è Matteo. È terribile. No. E si divertono tanto, si poi divertono. Il giorno a pranzo uno mangia la pasta che ha fatto in casa con i figlioli, col marito, con tutto, e si ritorna a quei sapori di una volta, perché per tornare ai sapori di una volta basta poco, basta prendere un po' di farina, l'acqua calda, un filo d'olio extravergine d'oliva, non di semi, va bene? Poi l'avete visto che ha fatto l'Elisa, ha messo un po' d'olio extravergine d'oliva nell'acqua bollente. Oltre a dare il sapore a quel piscio, serve un pochino anche a far sì che non si attacchino, esatto. Poi ha preparato il sugo, allora andiamo sul sugo. Il sugo facciamolo vedere. Un'altra cosa importante, la padella d'alluminio ci possiamo cucinare, ma non ci possiamo lasciare il prodotto, specialmente il pomodoro, ok? Però se noi ce lo facciamo, condiamo e togliamo tutto, è perfetto. L'alluminio per far da mangiare, specialmente una padella così, che ha 3 mm di spessore, è perfetta, ok? Il mestolo classico di legno, come lo uso io, evitiamo da contadini. E guardate qua. Ce l'hai la forchetta? Sì, Lo sapete che io so giotto, Tanto. Prego. Io sono curioso, la prova assaggio la faccio prima, non è male per piacere di questa cosa. Sapete perché faccio così? Schiaccio con la lingua al palato, perché ci sono tutte le parti d'aglione che mi piace sentire quel sapore, è stupendo. Pomodoro 100% valdichiana della fattoria Rampi, eccolo qui. E io all'Elisa glielo dico, sicuramente avrà avuto qualche cliente nuovo, perché a me me l'hanno chiesto e io gli ho mandato i clienti a casa, gli ho dato il numero di telefono, perché ne vale la pena, perché noi non possiamo andare in qualsiasi posto, leggere pomodoro italiano, poi arriva Inas, grazie a Inas, e questo pomodoro italiano viene dalla Cina, insomma, quelle cose lì non vanno bene. Chi sbaglia è giusto che paghi, ma se volete un prodotto a chilometro zero, a casa di Dante chilometro zero, pomodoro della Val di Chiana, della fattoria Rampi Pietro e Rampi Elisa, chiaramente. E vi assicuro che il sapore è meraviglioso. Noi abbiamo parlato finora di come si fa il sugo all'aglione, i pisci fatti in casa, ma se qualcuno non avesse o la voglia o il tempo, perché oggi si va tutti molto di corsa, noi abbiamo anche la possibilità di fornire i sughi già pronti. E quindi il nostro sugo all'aglione, quello che vedete ora in trasmissione, ce l'abbiamo anche già pronto e cucinato direttamente per la vostra tavola, e eccolo qua. Avete capito, cari amici? Quindi su Facebook, ok, a casa di Dante ci sono tutti i riferimenti, ci sono i riferimenti dell'Elisa, ma ci sono i riferimenti del sottoscritto, che se qualcuno giustamente dice ma io faccio i pisci però voglio il sugo pronto, va bene, oppure io non voglio fare i pisci fatti in casa, compro i pisci, va benissimo lo stesso, posso? C'è il sugo pronto, basta telefonare che arriva a casa il sugo della Rampi Elisa, lo spedisce in tutto il mondo, quindi andate tranquilli, ragù d'aglione, poi se vi piace potete ordinare, perché arriva anche a casa l'aglione, sia ora che fresco e sia quando è stagionato che ha asciutto, quindi che prende quella forma, il nostro prende quella forma, come dicevi te, dorata intorno, la buccia è dorata, che è una meraviglia. Provate questo sugo, perché è fantastico, fatto direttamente da loro. Questo, oppure c'è il sugo di carne, ci sono anche molti altri prodotti. Basta andare a vedere anche sul nostro sito e si trovano, esatto, tutti, compreso il crostino nero toscano. Crostino nero toscano. A base di aglione. A base d'aglione.
Esatto. Sì, perché l'aglione può sostituire tranquillamente l'aglio. È chiaro che l'aglio ha un costo, l'aglione ha un altro costo, però se considerate che con una speccia così vale per 3-4 specie d'aglio, più o meno il costo è così, però ci sono anche molto più grandi di questa, ok? E poi non c'è bisogno di metterci un capo per dare il sapore dell'aglione a un sugo per 4, 5, 6 persone, ok? E soprattutto se uno non finisce tutto il bulbillo, si chiama, sì, può tranquillamente metterlo in frigorifero con la pellicola e si può riutilizzare la volta successiva. Io ho fatto una prova. Ho fatto una prova e devo dire che è riuscita, perché io ho dei frigoriferi a atmosfera controllata che sono per le mele. Allora, in un frigorifero che ho aperto a marzo e comunque fino alla metà 20 d'aprile c'erano le mele dentro, ci ho lasciato l'aglione, si è mantenuto perfettamente. Ci credo. Frigorifero atmosfera controllata, che vuol dire? Togliamo dal 22-21,5% che è l'ossigeno presente in atmosfera, togliamo l'ossigeno e lo portiamo a 0,2%, nemmeno 2%, 0,2%, e alziamo l'anidride carbonica a un punto e mezzo. Quindi che succede? Che il frutto che è lì, che respira, consuma tutto questo ossigeno, no? E non essendoci ossigeno non c'è maturazione, decomposizione, niente, rimane tutto uguale. Ma non è un procedimento chimico, è soltanto facendogli mangiare l'ossigeno e alzando un pochettino più l'anidride carbonica. Ci sono dei macchinari che aiutano questo procedimento e io ci ho messo 3-4 capi d'aglione e devo dire che chi lo vuole a marzo, perché in genere a dicembre non si trova, diciamo più. Diciamo che dicembre, gennaio. Ai nostri clienti gli lasciamo sempre i capi per mettere sui pacchi di Natale. Sì. Poi dopodiché da gennaio niente, però potrebbe essere un'idea per allungare un pochino il periodo di vendita. Il problema è che ancora non ce n'è abbastanza in Val di Chiana per allungare il periodo di vendita. Perché? E poi una cosa voglio dire importante, perché io faccio i mercati, giro, vado a Novoli, Bologna e quant'altro. L'aglione ha un lavoro dietro importante di manodopera e quindi ha un prezzo importante, ok? Non è che questo prezzo esce fuori così dalla fantasia, esce perché c'è tanto lavoro dietro, va bene? E come prodotto non ce n'è tanto per soddisfare tutti. Se delle volte andate e trovate un aglione a novembre, dicembre a 5-6 euro il chilo, non è aglione della Val di Chiana. È chiaro, non dico che viene dalla Cina, verrà da una nazione più vicina, però non vorrei fare la fine come il pomodoro cinese nelle scatolette made in Italy, ok? Attenzione. Dante, possiamo prendere i nostri pesci? Perfetto. Dai, guarda belli cicciotti che sono. Questo è il piscio della nonna. Ben lontani dagli spaghetti. Soprattutto perché sugli spaghetti ci sono le uova, quindi tutta un'altra cosa. Quindi anche chi ha problemi d'uovo può mangiare tranquillamente questo pisci. I pisci assolutamente sì. Poi parliamoci chiaro, i piatti che si fanno a casa di Dante sono belli corposi, non è quel piatto strimizzito, bellino, fatto bene, tutto un fiocchettato, no? Magari è il piatto di casa, quello che vogliamo trasferire noi, è la famiglia, il fatto del sapore della casa. Ma deve essere il piatto di casa, altrimenti che contadini siamo se facciamo i piatti tutti perfetti, magari la cucina molecolare è ancora meglio. Tornavo da Genova qualche mese fa e mi fermo in un locale e vedo baccalà alla livornese. A me mi piace tantissimo il baccalà livornese, pomodoro, cipolla, la cipolla c'è. E sicché lo ordino, anche se ero un po' perplesso perché c'era 27 euro a carta. Allora vado a vedere, un piatto era così, c'era due pezzetti di baccalà così, ma no, questi erano due pezzetti sopra,
Guardo il cameriere e dico, ma scusi, dico, ma 27 euro questo, questo cosino così piccolo? Ma qui lo chef è stellato. Va bene, dico, io preferisco mangiare con la chiaro de luna senza stelle. No, scusa, abbi pazienza, passami sta battutaccia, ma ecco, uno che si deve mettere a tavola, al toscano, noi della Val di Chiana, ci si deve mettere a tavola e mangiare, ci si deve sporcare la bocca e il tovagliolo quando ci si pulisce la bocca. Impiatti te o impiatto io? Impiatto io, vai. A te l'onore. Ah, ma proprio senza girare. Se noi va fatto tranquillo, tranquillo. Noi bisogna far vedere le cose naturali, no? Il coppa pasta, tutte quelle cose. È chiaro, tu sei uno chef. No, no, assolutamente. La roba nel piatto si deve vedere, non come il baccalà su De Genova. Eccoci qua. Massimo una spolverata di parmigiano sopra. Ferma. No. Massimo, chi la vuole? Chi la vuole? Io non ce lo mangio, quindi. Io, sapete che vado a naso, col sale, con tutto. È perfetto. Complimenti, Elisa. Pici all'aglione. L'avete visto in campagna stamattina. Pomodoro del Rampi, Pietro, della Val di Chiana, 100% Val di Chiana. Pice d'aglione che abbiamo fatto con Elisa. Scusate, lo sapete che io sono cattivo, a te non l'assaggi i tuoi pici? Vai, vai, assaggia. Voglio Vedete, aspettare bello. Il verdetto. Si prova, eh? Dolci, non si confondono i sapori tra il pomodoro, l'aglione e questo piscio che è un po' cicciotto, no? Che ha preso questo sugo, proprio lo prende, sembra che lo tiri dentro. Anche quando mordete il piscio, che è morbido, c'ha quella consistenza giusta, tira quel sapore di questo sugo dentro. Che... Sì, perché è importante saltarlo in padella con il sugo, eh? Sì. Girato in padella col sugo, fantastico. Per me, come dico spesso, non 10, 11, ma anche 12 qui. Vai, te l'assaggi. Ottimo, sì, prendo una forchetta. Io gli ho dato 12. Guarda che i nostri amici ci tengono perché dicono, Madonna che cose buone che fanno. Poi oggi che siamo tutto il giorno in trasferta, ancora meglio. Posso essere maleducato? Va bene anche la cottura del piso. È perfetto. Vado qui. Allora, cari amici, pici all'aglione con Elisa Rampi, a casa di Elisa Rampi, in azienda di Elisa Rampi e mi raccomando, giovedì alle 20:30 non mancate. Un saluto da casa di Dante e da Elisa. Ciao sia da me che da mio padre che avete conosciuto direttamente in campo. Ciao da tutti noi dell'Agricola Val di Chiana Rampi.